della vita. Lei ha detto sotto sotto un temperamento violento, ma tutta questa aggressività mica riesco a tirarla fuori. Mai. Sono tanto migliorata. Tanto. Il percorso di vita. Ah, comunque, diciamo, lei magari non l'ha tirata fuori sempre, ma qualche volta sì, tanto che lei ha rotto una gamba a un suo ex fidanzato, Ivano Fossati, durante una lite. Un giorno io gli ho dato un calcio, l'ho fatto con forza, avevo gli stivali, gli ho rotto una gamba. Non si fa, ma è successo. Allora, intanto non ho cominciato io. Questo è importante chiarire. Per cui rispondevo. Certo. La parola rotto era... Esagerazione. Un'esagerazione. Lussato. Sì. No, no, gli ho dato un calcio, gli ho dato un calcio forte. Che gli abbiamo fatto? Niente, un livido. Adesso non me lo ricordo. No, per dire niente di significativo. Niente di ospedaliero, ecco. Un'altra volta ha preso a schiaffi Paolo Virzì perché le disse che non poteva interpretare il ruolo dell'operaia in un film che stava producendo, che stava girando, perché andava da Pippo Baudo il sabato sera e lei si dice sono inferocita e gli ho dato uno schiaffo. Non è esattamente così la storia, però è parte della storia. Allora, Paolo era stato tanto tempo a casa mia a scrivere questo suo film, sì. Dopodiché è sparito. Mi ha scritto una lettera in cui diceva che una che vuole andare da Pippo Baudo vestita da sera non è credibile in un ruolo così. Gli ho detto adesso vieni qua e me lo dici in faccia, perché che vuol dire? Di fatto abbiamo litigato. E le ha dato sto schiaffo? Sì. Quindi la storia corrispondeva? Abbastanza. Ma poi vi non siete chiariti? No. Nella vita? Mai più? No. No, scrisse che avrebbe scritto per me un ruolo da folletto spiritoso oppure da spia internazionale, ancora sta aspettando. Chi avrebbe preferito dei due in caso? Nessuno dei due, francamente. Era un po', come dicono a Roma, un po' a coglionella. Senta, lei è permalosa? No. Lei comunque dalla vita ha avuto moltissime soddisfazioni, però ha avuto un inizio faticoso perché lei è rimasta orfana di mamma da ragazzina a 9-10 anni. Uh-huh. E lo shock è stato talmente forte che lei non riusciva a recuperare il ricordo di sua madre e gli anni precedenti, quindi addirittura ricorsa all'ipnosi. C'è riuscita a recuperare l'immagine di sua madre? No, per niente. Neanche lontanamente, neanche in sogno, neanche... Mi ricordo tutto quello che c'è intorno ad un episodio, poi arrivo a lei e lei non c'è. Ha anche detto che il peggio poi è arrivato dopo, perché appunto senza sua madre, con un padre assente, angherie psicologiche, parenti terribili, soprattutto una delle nonne. Quando parla di angherie, a cosa si riferisce? Io avevo i capelli molto lunghi, a cui tenevo tanto, che mia mamma curava tanto. Siccome era fastidioso curarmi i capelli, mi venne fatta una strettissima treccia e mi ricordo queste forbici che facevano... È abbastanza un'angheria. La chiamavano gramigna perché, come l'erba selvatica, cresce ovunque. Lei soprattutto da sola. Lei è stata molto sola? Sì. E ha rischiato durante magari gli anni più delicati dell'adolescenza di perdersi? Oppure no, nonostante fosse sola, è sempre andata dritta? L'ho rischiato dopo, quando ho iniziato a fare questo lavoro, che da una parte mi ha fatto molto bene, dall'altra però mi ha messo nella condizione di essere scelta, di aspettare di essere scelta. E quindi questo che vuole dirmi, ha vissuto situazioni spiacevoli da giovanissima? È stato per una persona insicura non particolarmente buono, però... Ecco, oggi dopo tutta la sua carriera, dopo tutta la carriera che ha fatto, può dirci qual è il suo talento specifico rispetto al suo lavoro? Che lo so fare, lo so fare. Ritengo di essere capace come attrice, ritengo di poter fare qualsiasi ruolo mi venga proposto. Non qualsiasi. Cosa quasi non tutti. Sa fare? Cosa non le piace o non sa fare? Non sono mai stata brava a fare scene di nudo. Scene di sesso? Poi di sesso peggio mi sento perché non sono mai riuscita a mettere veramente tra me e l'attore... una saracinesca, uno spazio vero.
perché una mano addosso è la scena di sesso è un po' necessaria. Decisamente sì, infatti non le